Le prime notizie relative alla chiesa, in origine abbazia benedettina, risalgono al 1227. Dalle fonti emerge che l'abate del monastero di San Vittore si appellò al pontefice Onorio III per non sottostare all'autorità di Narni. Ciò che rimane dell'edificio monastico è ben poco. Un ampio portale con stipiti in travertino sormontati da un architrave dello stesso materiale ed un tratto di muro in blocchi di tufo squadrati. Le progressive inondazioni del Tevere e i conseguenti dissesti causarono la cessazione della comunità monastica nella seconda metà del XIII secolo, poi l'abbandono e la progressiva distruzione degli edifici del complesso abbaziale. Una rovinosa alluvione della fine del XVI secolo comportò la definitiva distruzione della struttura, di cui si era tentato un restauro nel 1579. L'attuale chiesa di San Vittore fu inaugurata nel 1714, voluta dal cardinale Carlo Bicchi. Negli scritti dell'Antal si ricordano i trasferimenti di basi e capitelli antichi dal podere cisterna. La chiesa ha una pianta rettangolare voltata a botte, con facciata sormontata sul lato sinistro dal campanile e il portale circondato da due finestre rettangolari. All'interno, sulla parete di fondo, è presente una finestra ellittica, a sinistra un'apertura rettangolare e numerosi materiali archeologici inglobati nella struttura muraria. Tra questi, un'iscrizione frammentaria in latino e un capitello corinzio.